Un successo importante per la commedia messa in scena domenica scorsa al Cinema Pacifico. Se devi dire una bugia, dilla grossa. Ha registrato infatti il tutto esaurito, divertendo il pubblico sulmonese che ha molto gradito la mini rassegna autunnale firmata dalla compagnia teatrale Arianna. La commedia, tra le più rappresentate in tutta Europa, è ambientata in un albergo di lusso, dove il gioco delle porte ha facile presa e dove l'incalzare della trama, densa di equivoci e colpi di scena, sempre più fitti, rende la vicenda ricca di divertimento e situazioni paradossali che stimolano la risata nel pubblico. Ray Cooney ha scritto questa farsa usando tutti i trucchi, i colpi di scena, le gag, gli effetti speciali, gli equivoci, i battibecchi, i rossori, gli spaventi, gli armadi, i letti e le vestaglie del teatro, nato per far ridere, pur specchiandosi nei vizi e nelle ipocrisie della società che ci circonda, ed è per questo che a distanza di 28 anni dalla prima, ogni volta che viene messa in scena, registra sempre un successo enorme. Molta soddisfazione è stata espressa dalla regista Marisa Azzurro. Innanzitutto voglio ringraziare tutto il pubblico intervenuto, perché ne è intervenuto tanto, e sono contenta che sia avvenuto questo, prima di tutto perché a noi come compagnia teatrale ci piace recitare di fronte a tanta gente, ma anche perché c'è stata la possibilità di fare beneficenza per la casa Nazareth di Pacentro. La gente si è molto divertita e quindi si è divertita e nello stesso tempo ha aiutato un gruppo di persone che fa volontariato, e questo non è poco. Sarei di parte, però devo dire che sono molto soddisfatta di quello che è accaduto questa sera, con la gente che ha applaudito quasi continuamente per tutto lo spettacolo. Gli attori tutti hanno interpretato il proprio ruolo in maniera giusta, si sono divertiti pure loro, perché quando si recita bene ci si diverte. Lo spettacolo fa seguito al primo appuntamento che ha visto in scena Giove in doppio petto, nella prima delle tre serate a sfondo benefico inserite nelle serate d'autunno volute dalla compagnia teatrale. L'ultimo appuntamento ci sarà domenica prossima, sempre al Cinema Pacifico. Vorrei soltanto invitare ancora gli spettatori a ritornare domenica prossima, perché con domenica prossima termina questa mini rassegna serate d'autunno a teatro. Domenica prossima anche ci sarà una commedia molto divertente, anch'essa intitolata Oggi Sposi, e sempre per beneficenza. Quindi io spero che la cittadinanza di Sulmona sarà presente anche domenica.